Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Adris. Allora, come potete notare sul tavolo abbiamo una nuova videocamera 4K presa, stai dicendo cazzate. Presa per fare ulteriori video ad alta qualità. Ma ora passo la parola a DJ Red perché lui sa meglio di me le caratteristiche. Io sono figlio di puttana invece. La parola. No, tu che cazzo? Ma cosa vuoi? Ma che cazzo è questo? Ma cosa vuoi? Ma solo perché hai comprato la fotocamera? Non l'ho comprata io. Ah, l'ho rubata. L'abbiamo comprata noi, raga. L'ho rubata a... Lasciamo perdere, comunque. Ne spiegaci come funziona. Allora, comunque, banda le ciance, ciancia le bande. Questa è la nostra videocamerina. È una 4K UHD Ultra HD. Allora, questa videocamera. Ma se tu non sai cosa sei tecnologicamente indietro come le palle dei cani, che cazzo. Parlate mica, vengo dal futuro. Ritorno al futuro. Dottor Martin, dottor Brown senza capelli. Okay. Allora, questa telecamera, rispetto a quella con cui stiamo facendo il video che state vedendo. È una bella. No, è una buona telecamera, è un Full HD, però questa qua ci siamo un attimino un po' più evoluti. Abbiamo preso una 4K. Questa telecamera, allora, è una Unstaker, è una marca ottima che usa praticamente i sensori Sony, non so, non mi ricordo quanti ne ha, però ne ha migliaia di sensori, tutti quelli che usano le fotocamere Sony. È sensibile. Ovviamente non costa quanto una Sony, non sto qua a dire i prezzi, però ha il suo bel costo che incide, però ovviamente dobbiamo fare i nostri bei video. Allora, questa telecamera, la particolarità che mi è piaciuta di più di questa telecamera qua è che si può installare praticamente sopra il microfono. Il microfono oltretutto è insieme al pacco della telecamera. Tu che cazzo guardi? Guardando la telecamera. Il microfono è insieme insieme alla telecamera. Oltretutto questo microfono c'ha la particolarità, Adri, se riesci a fare una zoomata qua sul... Sì, già fatto. Ok. C'ha la particolarità praticamente che puoi decidere se farlo i decibel con cui registrare, da 0 decibel a più 10 decibel, quindi in base alla rumorosità che c'è o all'esterno o all'interno, in base a dove vi trovate, potete scegliere voi. Allora, è una wifi. Ma stai zitto! È una wifi, ha la connessione wifi, quindi è ottima questa cosa qua. Ha un display touchscreen girevole, ovviamente. Lo potete girare come volete voi, touchscreen da 3 pollici, ha uno zoom, questo qua è ottimo, ha un zoom digitale da 30x, lo so che lo zoom digitale non è ottimale soprattutto per le foto, però noi ci serve per fare i video e chi cacchio se ne frega delle foto, vaffanculo, ci basta il 30x digitale. Poi cosa? Ha una telecamera da 24 megapixel. E poi cosa devo? C'ha un LED di accensione, praticamente di REC, sta a indicare quando la videocamera è attiva. Oltretutto, l'altra particolarità, secondo che mi ha interessato, che mi ha incuriosito per quello che anche l'ho comprata, qua davanti, ragazzi, se riuscite a vederlo, si vede regista. Togli la capa. Bello. Si vede. Hai preso le pulciche in testa. Sì. Okay. Questo qua sono i raggi R. Praticamente con questo voi potete fare le riprese notturne. Le riprese notturne. C'è una parola a dirlo. Ah, c'è una parola sola. Le riprese notturne. Non l'abbiamo ancora provato, però ovviamente vi faremo vedere anche magari in un prossimo video le differenze che ci sono tra i vecchi tra video, il giorno e la notte, i vecchi video, sì, anche tra il giorno e la notte, tra la luna e il sole, e cacchio che te ne frega, tra i vecchi video e quelli che magari potremmo fare con questa telecamerina qua. Allora, questa è la telecamera di per sé, bella, all'apparenza bella, c'ha una scocca di plastica laccata all'uscita nera, e questa è quella come si presenta la telecamera, e ve la lascio qua. Nel pacco assieme, allora cosa troveremo? Allora troveremo innanzitutto una cosa importantissima, forse è meglio che la sposto la telecamera perché sono a me. Allora, una cosa importante, c'ho il fazzolettino perché sudo che ma faccio schifo. Questo pacchè, nel pacco troverete questo sacchettino qua. Nel sacchettino cosa c'è? Non c'è cocaina, non c'è ste minchiate qua. C'è tutto di coca. No, tutto di sudore. Minchia, ho sudato qua dentro. Che schifo che fa. Ci ho messo qualcosa di sudato qua dentro. Vabbè, non entriamo nel particolare. Vabbè, che schifo.
Comunque, troverete una cosa molto importante, che è questa qua. Ma è quella lì? Questa qua, ragazzi, è l'obiettivo, perché la terza particolarità di questa videocamera... Non serve un cazzo, bra. La terza particolarità di questa videocamera è che voi praticamente potete fare le riprese in macro, nel senso che sapete quelle riprese, adesso vabbè, non, ci saranno gli esperti di video, foto che mi insulteranno, io non sono un esperto, ve la dico a modo mio la cosa, poi se mi volete capire bene, se no informatevi dagli esperti, e che ci sono attivi, mannaggia voi che volete dispegnerli. È il suo. È il mio, vabbè. È il suo, sì, vabbè. Comunque, e le riprese macro sono quelle riprese fatte a oggetti, magari oggetti, cose, insetti, qualsiasi cosa di piccolo, che poi con l'utilizzo di questo obiettivo, teleobiettivo qua, che non so quanto è super macro, c'è scritto, non so, le misure, i millimetri, queste cose. Vabbè, non sai quanto cosa stai dicendo, via. Però potete fare queste riprese qua che sono ottimali per fare le piccole cose. Ad esempio, se voglio inquadrare il pisellino di Adriano, con questa posso, perché è una ripresa macro. Anche tu, non ti preoccupare. No, per me ci va il satellite. Sì, perché da lontano è ancora più piccolo, quindi ci va uno strumento più potente. Ma hai usato lo stesso strumento per vedere i tuoi capelli, quindi? A me non è l'aria, mi passa a fianco, mi fa il riflettore. Comunque, questo è uno dei pezzi più importanti che c'è nel pacco, messo nel suo sacchettino, nella sua custodia, quindi già che c'è la custodia su tutto. Ah, oltretutto, ragazzi, vi danno non solo questo, ci sono tante altre cose, compresa anche la custodia della telecamera, che quindi nel prezzo che l'ho pagata ne vale. Tolto questo, cosa abbiamo? Essendo che la telecamera è in wifi, abbiamo il suo telecomandino. Il suo telecomandino che ci permette... Per poterla comandare a distanza senza che zio Banzar vada a schiacciare le rec. Ti venisse una cagarella scusa. Madonna mia, una cosa un po' più stretta. Le pareti di Adriano. Sì, avete capito cosa ha detto lui. Cosa importantissima. Una batteria di scorta, casomai la batteria primaria si sta per scaricare, ce l'avete di scorta, la ficcate dentro e andate avanti. Poi... vari cavetti per ricaricare la batteria, durante il quale, durante le riprese, si può scaricare la batteria. Vi connettete a una qualunque presa di corrente per poterla ricaricare. Qualcos'altro? Eh? E la stava tirando per le lunghe. È la scatola, ragazzi. È la scatola dove ci mettete dentro la fotocamera dopo che l'avete usata. No, non è vero, perché io non la metto più nella scatola, la tengo nella custodia. Basta. Ah, una cosa che mi sono dimenticato, c'è anche compreso, essendo che il microfono dovete attaccare da qualche parte, è compresa una scheda audio esterna da attaccare tramite USB 2.0, mini USB 2.0 alla videocamera stessa, dove potete attaccare il jack del microfono alla scheda audio esterna. Quindi avete praticamente, ragazzi, tutto, essendo che quello che il suo prezzo è buono, ma non troppo anche, però è un ottimo compromesso per incominciare a fare i video in 4K. Ragazzi, questa telecamera non so se consigliarvela, ve lo dirò al prossimo video, quando vi farò vedere le prestazioni di questa videocamera, vero Adri? Sì, quindi ragazzi, il video termina qua. Nel prossimo video proveremo questa videocamera e vedremo un po' la sua alta qualità, vero ragazzi? È vero. Quindi seguiteci sul nostro canale, iscrivetevi se non l'avete già fatto. E se vi siete iscritti, toglietevi. E riscrivetevi di nuovo. E per seguirci sempre, sento che i feedback di Facebook, di YouTube, sapete come funziona, non funziona un cacchio. Mi raccomando, attivate la campanellina, che troverete a fianco la parola iscriviti. Per essere aggiornati sui nostri nuovi video. Esatto. Ma se non volete essere rotti coglioni, lasciate perdere la storia della campanella. Con questo è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! O io devo andare a cagare. Ciao! Grazie per questa visualizzazione a questo video, e ti rimane solo una cosa da fare: iscriverti al canale, quindi qua sotto c'è scritto iscriviti al canale, quindi se lo fai mi fai un grandissimo piacere. Se vuoi ti puoi anche iscrivere sul mio profilo Instagram, che lo trovi qua sopra, e anche sul mio gruppo Facebook di TechRock, che lo trovi qua sotto. Con questo è tutto, ti ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao belli!